centro dell'interesse l'ultima prova di qualificazione per il Gran Premio d'Italia, cioè l'ultima prova di qualificazione per i campionati italiani che poi avranno la loro finale nel penultimo weekend di ottobre a La Bagnaia vicino a Siena. Le immagini si riferiscono appunto alla seconda manche di questa prova, ma ad Alabirdi sono successe anche tante altre cose e questa di oggi è effettivamente una sintesi. Noi in genere diciamo una sintesi, ma in realtà poi si tratta soltanto di alcune fasi di una stessa gara. Invece quella di oggi è effettivamente una sintesi di molte cose, di molti avvenimenti che ci sono stati ad Alabirdi, tra l'altro anche abbastanza singolari, poi vedrete nelle immagini. Come dicevo, questa è la seconda manche del Gran Premio d'Italia, dell'ultimo appunto Gran Premio d'Italia prima delle finali, e questo è Filippo Mojersson che monta Have a Go, un altro grigio nella sua storia. Accanto a me ci sono per commentare queste immagini Caterina Magnozzi, che è l'addetto stampa della Federazione Sport, e questa è Davide Collu, che del concorso di Alabirdi è il direttore, è il supervisore, è l'anima, è tutto. Intanto con Caterina e con Davide parliamo di questa seconda manche del Gran Premio d'Italia. Avete visto un'altra una cosa abbastanza singolare: Filippo Mojersson aveva perso la direzione dell'arrivo, è dovuto ritornare. Proprio il cavallo che si è spaventato sull'ultima gabbia perché aveva il pubblico di fronte, una difficoltà tecnica in più. Non stava tentando soltanto di uscire dal campo. No, si è proprio spaventato il cavallo, gliel'ho proprio chiesto. Perché questo è invece Giuseppe Corno. Giuseppe Corno è uno dei nomi importanti della nostra equitazione, non è notissimo come Filippo Mojersson, è stato anche campione d'Italia con un cavallo storico della federazione, se non sbaglio nel 1986. La seconda manche dunque del Gran Premio d'Italia, il che significa che i cavalieri entrano in campo nell'ordine inverso alla classifica che si è formata dopo la prima manche. L'ordine è dato a parità di penalità dal tempo della prima manche, che sarà comunque poi il tempo che determinerà la classifica finale. E adesso stiamo vedendo in campo cavalieri che sono entrati in questa seconda manche con 8 penalità nella prima, poi vedremo i 4, poi vedremo un solo 0 della prima manche. Caterina era presente ad Alabirdi, Davide non glielo chiedevo nemmeno com'era il terreno, ma mi sembra ottimo come fondo. Terreno ottimo, il tempo anche ha favorito lo svolgimento della manifestazione, e dal punto di vista tecnico il fondo di Alabirdi mi pare che è confermato ed ogni anno risulta migliore. Quest'anno c'è stato un rinnovamento del campo del parco ostacoli, che è stato molto apprezzato. Se dei commenti dei concorrenti, ho visto un ostacolo giallo che ricorda vagamente il nome del centro, mi sì, pare. Vagamente. Questo è Duccio Bartalucci, un cavaliere romano, anche lui uno dei nomi importanti della nostra equitazione, vincitore, se non vado errato Caterina mi corregge, di uno dei Gran Premi d'Italia, quello che si è svolto a Doganella. Sì, e tra l'altro anche membro della squadra italiana, vincitrice della Coppa delle Nazioni dell'Internazionale di Hickstead inizio stagione, sì, una vittoria storica. E devo dire che è una stagione particolarmente brillante per i colori del salto ostacoli azzurro, in quanto abbiamo avuto ieri i piazzamenti della graduatoria internazionale sulle Coppe delle Nazioni. La famosa Coppa del Presidente. Esatto, no? E l'Italia è al terzo posto, cosa che è francamente molto molto importante. Purtroppo c'è stata qualche barriera in più, come ormai abbiamo detto tante volte, ai mondiali dell'AIA, e tra l'altro sì, anche sui mondiali dell'AIA tu mi davi per telefono giorni fa una notizia abbastanza così, anche se non è molto agonistica, pare che non sia andata poi tanto bene questa organizzazione. Sì, purtroppo dell'AIA. Una notizia anzi direi tristissima, perché ci sono dei grossissimi problemi economici, è stato un fallimento, tant'è vero che la federazione olandese ha dovuto addirittura prendersi in carico il pagamento dei premi per i concorrenti e delle spese di... Ecco. Sì, siamo sempre tutti pronti a criticare l'Italia, ogni tanto bisogna anche vedere che all'estero non è che vada tutto bene. Questo è Valerio Sossi su Ghiso Vatpanina, siamo sempre ai vertici dell'equitazione italiana, anche Sossi è uno dei cavalieri con Pamina soprattutto, che ha partecipato recentemente alle gare più importanti con la squadra italiana. Sì, una Pamina in gran forma in questo concorso di Alabirdi, e si è aggiudicata peraltro la gara delle sei barriere, valida per l'attribuzione del titolo di campione italiano. Perché tra le altre cose, questo qui farei intervenire Davide, che
credo che l'abbia un po' inventata questa cosa. Alla Birdy sono stati assegnati diversi titoli, diciamo, italiani. Sì, no? Ne sono poi... stati, guarda, per l'esattezza è stato inventato dalla federazione che l'ha proposta al nostro circolo di ospitare. Caterina, e sono stati, annuisce con soddisfazione. E sono stati tre nuovi titoli di specialità, come dicevi tu, specialità barrage, sei barriere e derby, del qual derby poi vedremo le immagini. Vedremo le immagini del derby. E poi c'è stata anche una cosa abbastanza divertente che però gli ascoltatori più affezionati dell'equitazione hanno già visto, che è questo abbinamento fra cavallo e macchine fuori strada. Una l'ultima tappa, sì, esatto, dell'Equestrian Rover Trophy. Intanto Valerio Sorsi sta arrivando verso la fine, questo è l'ultimo ostacolo, vedete poi il passaggio tra le due cellule predisposte per l'arrivo, per la temporalizzazione dell'arrivo. Dicevamo che Pamina è in gran forma e che è stato un po' una bella soddisfazione per Valerio, che si è un po' riscattato rispetto al risultato dei campionati mondiali, dove ha avuto una seconda manche di coppa abbastanza negativa. E ha fatto anche un terzo posto con la cavalla più giovane, la 9 anni, sempre tedesca, Ghisovat Asmodina. Dicevo, questo è l'intramontabile Roberto Arioldi, mentre facevamo il montaggio con... Davide Collo con Caterina, diciamo che Roberto è sicuramente uno dei cavalieri più affidabili della nostra equitazione, perennemente in testa alle classifiche, almeno per quanto riguarda i concorsi nazionali. Qui c'è una resistenza, questo è il Double Take Fise, il cavallo che è stato recentemente acquistato insieme dalla federazione e da Roberto Arioldi, no Caterina? Sì, è in una comproprietà, anche questo cavallo che ha fatto parte anche lui della squadra vincitrice della Coppa di Ixted e poi ha avuto anche altri riscontri internazionali molto positivi. Poi rivedremo Roberto con un altro cavallo, Orchidea della Florida, un cavallo italiano con cui Roberto credo abbia vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. In questo cavallo ha vinto una categoria del Pavarotti International. Pavarotti International che si è svolto a metà settembre, dove anche lì purtroppo non siamo andati molto bene, ma complessivamente la stagione, come ricordava Caterina, abbiamo fatto un secondo posto nel Gran Premio che forse bisognerebbe ricordare. Quello bisognerebbe ricordare, non c'è dubbio, sì, non c'è. Con Gianni Govoni, splendida Eileen. Govoni adesso è partito e è impegnato all'estero perché è iniziata la Coppa del Mondo Volvo Indoor, che quest'anno, ed è un'altra buona notizia, torna in Italia con l'internazionale di Bologna a fine febbraio. E a Bologna proprio, ma nel Memoria della Chiesa ci sarà poi la finale anche della gara appunto tra macchine e cavalli. Questo è Giovanni Lucchetti, sì, su Mister D. Passaggi abbastanza complessi, un tracciato che sicuramente era piuttosto impegnativo, del resto dei Gran Premi d'Italia proprio ormai tradizionalmente è una gara dove gli ostacoli sono ostacoli di notevole livello, sia di difficoltà obiettive, di altezze, di larghezze, sia tecnicamente disposti sul campo strano. Infatti tra i 20 partenti nel primo giro c'è stato un solo percorso netto che è stato realizzato da Roberto Arioldi con l'Oro Piano Orchidea della Florida, e nella seconda manche un solo percorso netto con Valerio Sozzi e Ghisovat Pamina, macchiato però da 1,5 di penalità sul tempo. Ed eccolo qui Roberto Arioldi su Orchidea della Florida. Come dicevamo, cavallo e cavaliere, in questo primo ostacolo, tra l'altro un ostacolo abbastanza errorato, un fronte piuttosto stretto, Davide. Era sì, un ingresso di villa con un cancello appeso di 2 metri, quindi è stato, come dicevi tu, era molto errorabile ed in effetti è stato commesso sopra parecchie volte errore. Un ostacolo 9 volte, qui nella precisione dell'elaborazione dati, 9 volte nella prima manche e 2 volte nella seconda. Gli ostacoli dal fronte stretto spesso comportano una difficoltà in più, il salto deve essere compiuto diciamo tecnicamente in modo perfetto, perché non si può fare scarti alla fine. Ma qua, come si vede, le difficoltà, come dicevi tu Michele, sono soprattutto tecniche. È una seconda manche molto molto difficile, a detta degli stessi cavalieri che vi hanno preso parte. E con questo percorso Roberto Arioldi e Orchidea della Florida si sono aggiudicati il terzo Gran Premio d'Italia della stagione.
Direi che almeno sulla carta sembrerebbe un'ipoteca piuttosto forte sul campionato italiano. C'è da dire che però in realtà tutto si ricomincia da capo, no, Caterina, quando si arriva alla finale. Sì, è una gara nella quale praticamente questi Gran Premi d'Italia servono come qualifica, però il campionato in sé è una gara a sé stante, quindi sono 3 giornate con una formula impegnativa, perché è la formula classica dei campionati e si riparte da zero, sì. Quindi tutto sarà possibile, vedremo se Arioldi riuscirà a conservare questa sua attitudine alla vittoria anche nella gara finale. Proprio sui terreni della Labirdi mi sembra che Arioldi sia stato arrivato secondo l'anno scorso anno, campionati italiani, sì. Con l'Orogana Double Take Fise, sì. E questa è la conclusione di questa seconda manche, ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, dell'ultima prova di qualificazione per il campionato italiano, l'ultimo Gran Premio d'Italia prima della finale che si svolgerà alla Bagnaia. Questo è il giro d'onore, vogliamo vedere insieme la classifica. Allora, prima abbiamo detto Roberto Arioldi sull'Oropiano Archi della Floria, poi abbiamo Valerio Sozzi su Ghisevat Pamina, Valerio Sozzi su Ghisevat Asmodina, Giovanni Lucchetti su Mister D e poi Roberto Arioldi su Double Take Fise. E qui siamo passati a una cosa completamente diversa, come vedete è più un divertimento che una gara sportiva, anche se c'è la necessità di una certa capacità atletica da parte dei cavalieri. Questo è l'abbinamento fra cavallo e auto in fuoristrada. Avete visto Sozzi che ha lasciato la sua cavalcatura a qualcuno che nel frattempo deve... Al suo groom l'ha lasciata, anche se poi non la troverà poi in perfette condizioni. Abbiamo come scelto modo fra i percorsi che ci sono stati fatti, abbiamo scelto un paio in cui si sono divertiti gli organizzatori a trovare qualche difficoltà in più. Adesso deve rientrare, riscavalcare il muro di presse di paglia. Si era dimenticato il cap adesso. Glielo lancia Roberto Arioldi, il cap, scavalca. E dovrebbe rimontare a cavallo, solo che normalmente, come sempre succede in queste gare, molto simpatica. Attenzione alla sella. È stata messa al contrario. Semplicemente. E non è facile montare una sella al contrario. Il cavallo non gradisce affatto. No. Tra l'altro finisce per essere molto più seduto sul cavallo, quindi chiaramente il cavallo sopporta più peso, ma naturalmente gli ostacoli non sono ostacoli difficilissimi, quindi non si tratta di sforzi che possono compromettere in qualche modo il rapporto cavallo-cavaliere. Questo abbinamento tra cavallo e fuoristrada è una gara che sta andando avanti ormai praticamente per tutta la stagione. Sì, questa era la quarta tappa, era la quarta tappa ed ultima, ora la finale che si terrà a metà dicembre durante il Memoria della Chiesa, ci sarà appunto la finale dell'Equestrian Rover Trophy. Questo è, abbiamo scelto un'altra sequenza divertente, guardate il gesto atletico come si usa dire nel mondo dello sport. E qui c'è una difficoltà, ci sono due difficoltà in più, la sella in questo caso è sparita completamente e per di più il cavaliere si ritrova a cavallo con le redini messe al contrario, cioè lui tira richiamando con la destra, il cavallo tende ad andare a sinistra e lui non ha ancora capito bene di che e cosa si tratta, si rende conto di che cosa succede e la gara riprende quasi normalmente, sempre senza sella. Per quanto riguarda la gara di Arabirdi è stata vinta da Garcia, mi pare, sì, no? Da Juan Carlos Garcia, esattamente, secondo Roberto Arioldi e terzo Giovanni Lucchetti. Tutti questi si ritroveranno a metà dicembre, come abbiamo detto, a Bologna. Di nuovo Roberto Arioldi, e qui siamo le immagini ci riportano alla giornata successiva, sia il Gran Premio d'Italia che questa particolare gara che abbiamo visto si erano svolte nel sabato di questo weekend di Alabirdi. Qui invece siamo arrivati alla domenica e siamo al derby. Normalmente significa una gara particolarmente lunga, particolarmente impegnativa e in genere con l'accostamento tra gli ostacoli tipici di un campo ostacoli, cioè le barriere che possono tranquillamente cadere, e ostacoli invece quasi naturali, nel senso che ci sono ovviamente le stesse barriere, però con qualche cosa in più, con talus, con fosse, e adesso li vedremo. Questa è appunto l'edizione del derby di Alabirdi, che mi pare è la seconda volta che si fa, Davide. No, la terza, è già la terza volta che facciamo il derby giù da noi durante il concorso.
Ecco, no. Questo è un ostacolo, come vedete, questo è un talus, un ostacolo naturale, cioè un abbinamento fra ostacoli, da campo ostacoli e ostacoli naturali. La campagna, sì. Qui c'è una fossa ferrarese con ostacoli diciamo all'ingresso, barriera di sigla, e un fosso all'interno. È praticamente una gabbia naturale. C'è anche una riviera, insomma, un percorso decisamente impegnativo. Sono 22 salti per l'esattezza. C'è un errore. E gli errori agli ostacoli vengono conteggiati in secondi, quindi è una tabella C. Questo è l'ultimo ostacolo. Percorso in genere, appunto, un percorso piuttosto selettivo, faticoso, molto faticoso, molto faticoso. Selettivo, certo. E di nuovo, come vedete, il Roberto Arioldi sì, che ha concluso con 117 secondi, che gli varranno il quarto posto nella classifica. Anche questo l'abbiamo già visto, di binomio, Valerio Sozzi su Ghisevat Mamina, l'abbiamo visto in realtà già due volte, perché l'abbiamo visto nella seconda manche del Gran Premio e poi anche in quell'attimo del Rover Trophy. Quest'anno Pamina ha avuto un incidente durante la stagione, proprio il giorno in cui Valerio si è sposato, in box si è fatta un brutto strappo. Un attacco di gelosia. E praticamente ha dovuto interrompere l'attività per 45 giorni buoni, cosa che è stata molto difficile in piena stagione. Come vedete, il percorso tra l'altro è anche molto vario, cioè una parte si svolge nel campo vero e proprio, una parte si svolge ai margini del campo. Sì, una parte è nel rettangolo in erba, poi c'è la parte di difficoltà naturali che entra sotto la pineta. Quindi tra l'altro con un gioco di luci ed ombre che molto spesso provoca anche qualche difficoltà in più. Ah, ne provoca senz'altro. Soprattutto per le riprese televisive, devo dire. Ma io credo anche per i cavalli, sai? Beh sì, non amano questo gioco continuo di variazione di colori, diciamo. E comunque la difficoltà per l'organizzazione di queste gare è data proprio dalla esigenza di spazi e terreni e ostacoli fissi che sono di difficile riscontro. Avete visto l'ingresso della fossa ferrarese? Sì. Piuttosto difficoltoso, infatti. Tra l'altro lì il cavallo, come avete visto, si riceve su un piano inclinato e quindi è portato a guardare più che la barriera che non deve toccare, piuttosto invece il piano dove si deve ricevere, quindi è un motivo di distrazione. E poi c'è il fosso con l'acqua al centro, il fosso. E lo guardano tantissimo. E comunque il fosso ferrarese è proprio il più classico degli ostacoli del derby, naturale, perché certo. In tutti i campi importanti europei dove si svolge questa categoria, tanto per citarne qualcuno, c'è Aquisgrana, Hickstead, la Bull, è l'ostacolo c'è sempre. E il tempo finale di Valerio Sozzi è di 117,7, cioè esattamente 2 centesimi in più di quello di Roberto Arioldi, e Valerio Sozzi e Ghisevat Mamina si classificano quindi al quinto posto. Questo è Francesco Bussu che monta Omar De Rue. Francesco Bussu, tra l'altro, cavaliere sardo, anche se nativo di Ololai, anche se residente ormai è considerato milanese. Sì. Questo è un percorso da seguire con attenzione, perché Francesco aveva poi realizzato sicuramente il miglior tempo ed ha avuto una brutta sorpresa proprio sugli ultimi due ostacoli. Sì, all'uscita della Ferrarese ha fatto errore, quindi aumentando il proprio tempo. Questo è il cavallo con cui ha vinto il derby l'anno scorso durante i campionati italiani, tra l'altro. Cavallo molto veloce. Molte combinazioni, molte associazioni di ostacoli, cioè un percorso dove effettivamente l'affiatamento tra cavallo e cavaliere, la grande capacità di muoversi nel campo con qualsiasi difficoltà di fronte si vede, insomma. Bussu era stato il vincitore della prima categoria speciale di campionato. Campionato italiano categoria Barrage del 94. Con un'altra cavalla, con cioè Susi Tu. Uno dei 4 titoli, esatto, assegnati per la prima volta quest'anno. Sì, ha vinto con Susi Tu, una saura irlandese. Omar De Rue, che se la fossa ferrarese. E poi butta. C'è un errore nell'uscita. Ostacoli
passaggio, poi tra l'altro un passaggio molto spesso fra terreni di consistenza completamente diversa, perché mentre che Chianto Sacoli ovviamente è un terreno che viene continuamente lavorato, i terreni ai margini sono molto spesso diversi come tenuta. E questo era il percorso di Francesco Bussu su Omar Derouet, che chiude in 110,29, quindi 7 secondi circa di vantaggio sul percorso di Roberto Arioldi, che avevamo detto era finito al quarto posto, e Francesco Bussu finisce quindi terzo. E adesso vediamo in campo Filippo Mojersson, che monta l'oro piana Acorn, un cavallo italiano. Filippo Mojersson non è certo un cavaliere che ha bisogno di grandi commenti, è uno dei cavalieri migliori della nostra equitazione. Fortunati anche i cavalli italiani in questo concorso. Prima Orchidella Florida nel Gran Premio, che è un cavallo italiano, e Acorn nel Derby è sempre un cavallo italiano. Acorn è da sempre uno specialista delle categorie a tempo, lo ricordiamo vincitore anche a Piazza di Siena in una categoria di questo, di questa... dell'ultima edizione? No, la penultima. La penultima, sì. Comunque Filippo ha ripreso praticamente ad inizio dell'estate a rimontare il suo famoso grigio Loro Piana Dugano, che per un appunto problema di salute era stato fermo quasi un anno, e da adesso... Quanti anni ha adesso Dugano? 13? 14? Dovrebbe. Credo, sì, anch'io credo 13 o 14. Comunque è ancora un cavallo. E comunque Filippo in questo momento ha una scuderia di cavalli giovani piuttosto promettente, cavalli che sono arrivati progressivamente nell'ultima stagione in scuderia, e tra i quali figurano questi due grigi, uno l'abbiamo visto prima, sono Diamond Key e Loro Piana Diamond Key e Loro Piana Have a Go. Intanto avete visto come Filippo è riuscito a riprendersi dopo la Riviera. La Riviera è un salto in estensione, comporta in genere una difficoltà nell'uscita, ma nessun problema per Filippo Mojers e Loro Piana Have a Go, che è stato l'unico cavaliere a non commettere errori. Non commettere errori, esatto. Non è stato il percorso più rapido, più veloce, ma in virtù del fatto che non ha commesso errori si è aggiudicato la vittoria. 104,29 il suo tempo finale. E questo è Dante Bussu invece. Fratello di Francesco, anche Bussu è una famiglia di, di cavalli. Fratello di Francesco e di Giovanni, che è uno dei pochissimi direttori chef di campo che ci sono in Italia, è stato nominato chef de piste da quest'anno. Dante Bussu che monta Igor. Igor, un cavallo belga di 9 anni, che ha avuto una buona stagione. Questo era sicuramente il percorso più veloce, però c'è stato un piccolo contrattempo che sì, adesso dovremmo vedere proprio qui sul Ferrarese. E si vede un percorso molto veloce. Sì, molto veloce, molto sicuro, e l'ha proprio sorpreso il cavallo. Sì, adesso sì, si vede. Ma si è stupito anche lui, è rimasto. Ci siamo ritornati nel terreno, rettangolo. Nel rettangolo. Del salto ostacoli vero e proprio, poi c'è la seconda uscita. E si esce sempre su un muro, e poi si passa sul talus, e l'ingresso della fossa ferrarese. E questo direi che è proprio il fosso dentro la fossa che non è piaciuta. E questo ha perso il tempo che poi gli è costato il primo posto, sicuramente. Ma sì. Proprio si è visto proprio il cavallo che guardava all'interno. È rimasto sorpreso proprio, perché poi lo ha fatto con molta tranquillità nel secondo tentativo. Poi tra l'altro passa perfettamente la Riviera, perché evidentemente non c'è un problema, diciamo, certo con l'acqua. Evidentemente c'è proprio chissà un riflesso, qualcosa. Peccato, perché veramente ha fatto percorso, un bellissimo percorso Dante Bussu. Dante Bussu su Igor, finisce la categoria in 109,70, compreso il tempo impiegato per il rifiuto, quindi sicuramente sarebbe stato primo,
senza rifiuto, al secondo posto. Quindi classifica conclusiva: Filippo Mojerson, Dante Busso, Francesco Busso, Roberto Arioldi, Valerio Sozzi. E qui veramente la, forse la gara più straordinaria di questo concorso di Ala Birdi, una sorta di sfida, una sfida fra uomo e cavallo nel salto in alto. C'è da ricordare, per rendersi conto della validità tecnica di questa sfida, che tutto sommato le capacità di salto dell'uomo e del cavallo sono abbastanza simili. Il record mondiale, adesso mi correggeranno, di elevazione di un cavallo è 2,47 m. Esattamente. Il record mondiale del salto di un uomo è 2,45 m, quindi le cifre sono, le altezze sono quelle. La gara si svolgeva in questo modo, cioè l'asta del salto ostacoli, che adesso vedete superata a 1,90 m, e il muro del salto del cavallo venivano progressivamente elevate, in modo da essere più o meno simili, e si continuava a saltare, eliminando naturalmente chi non riusciva a superare quelle altezze. Anche i cavalli, così come gli atleti del salto in alto, avevano a disposizione tre tentativi. Qua vediamo Juan Carlos Garcia, che ha appena brillantemente sorpassato il muro dell'1,90. Avevano a disposizione tre tentativi, esattamente come gli atleti del salto in alto, che è una cosa abbastanza nuova per le equitazioni, diciamo. Abbastanza inusuale, perché nella potenza c'è un unico tentativo, mentre in elevazione sono tre i tentativi. Questo noi probabilmente abbiamo fatto una via di mezzo, proprio per... utilizzando un ostacolo della potenza, ma come se fosse una gara di elevazione. Questo è Francesco Bussu con Royalda, che passa, no, non passa. C'è una... cinque cavalieri e cinque cavalli. Questo è Giovanni Molin su Marroges Monterosso, che passa felicemente 1,90 m. Tra l'altro, da notare la quantità di pubblico che è venuta, che è andata a vedere questa gara, perché ha suscitato moltissimo interesse questo raffronto, confronto che c'è tra uomo e cavallo. Questo è Andrea Liverani, che è l'atleta che ha realizzato poi il record della giornata, 2,15 m. Diciamo che, ricordiamo che i nomi degli atleti erano Luca Tosi e Alessandro Canale, che è questo qua del Cus Roma, che pure lui ha passato 2,15, però al secondo tentativo, quindi è il vincitore della sezione uomini con 2,15. Garcia invece che passa, non passa. 1. Però la gara si è conclusa, diciamo, con la vittoria dell'uomo sul cavallo. Sì, però come abbiamo detto, sì, da un punto di vista di record assoluti. Questo è il muro a quota 2,20, e che purtroppo né Giovanni Molin né Garcia sono riusciti a superare. Oltre a Liverani e Canali, come atleti ci stavano Luca Tosi, Roberto Ferrari e Carlo Tonello. Mentre per i cavalieri Giuseppe Corno e Gianflavio Galli. E qui c'è una netta opposizione. Sì, da parte di Marroges. Ricordiamo che Giovanni Molin e Juan Carlos Garcia hanno passato il muro a 2,10 m. Qui di nuovo. Questo è il tentativo sempre a 2,22 m di Giovanni Molin su Marroges. 2,22 m comincia a essere veramente un'altezza notevole. E tanto, poi soprattutto dopo 4 giorni di gare così intensi, sono ancora di più, se possibile. Ed ecco nuovamente Alessandro Canale, che riesce a passare sull'asta a 2,15 m. Eh sì, per questa volta hanno vinto gli uomini sui cavalli. Ma la gente di cavalli, come potete già sentire da sì, Caterina, sì, e da Dante, stavano chiaramente dalla parte del cavallo. Sì, non sì, ci sì, sono in maniera sfacciata. Io ho tifato sfacciatamente. Questo era un tentativo di superare invece il record italiano a 2 metri. Il record di 2,25 m dell'asta era stata posta a 2,26 m, tentativo che non è riuscito. Purtroppo anche per la pioggia che stava già cominciando a cadere proprio gli ultimi. E io ringrazio Caterina Magnozzi, ringrazio Davide Collo, che mi hanno aiutato in questa sintesi a ricordare quello che è successo nel concorso di Ala Birdi. A questo punto gli appuntamenti sono per i prossimi concorsi ippici internazionali, che sono a Catania e a Palermo. E poi con la finale, che abbiamo già ricordato più volte, del campionato italiano, che dura tutta la stagione, alla Bagnaia, in provincia di Siena. Grazie anche agli ascoltatori.